Fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18. Lucci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Lucci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Lucci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il Gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. L'impresa Piserchia costruisce, vende e permuta immobili. Correttezza e puntualità garantite. Piserchia, una realtà fuori dagli schemi.
Buongiorno e bentornati all'Abruzzo che cucina. Sono sempre in compagnia del nostro chef, ma prima di cominciare guardiamoci la sua scheda. Salve a tutti, sono Michele Liguori, chef del ristorante Country House San Pietro di Morrodoro. Sono nato a Cirié, una bellissima cittadina in provincia di Torino, dove lì ho conseguito gli studi presso una scuola alberghiera e ho avuto varie esperienze lavorative sia in Piemonte che all'estero. Nel 2004 ho scelto di trasferirmi qua in Abruzzo, incuriosito soprattutto dalla vostra scelta che avete sia per chi viene dal mare e per chi viene dalla montagna. Ho avuto varie esperienze lavorative nel Pescarese, nel Chietino, a Montesilvano e in questo mio cammino ho avuto la fortuna poi di incontrare la famiglia di Liborio qua a Morrodoro, nel ristorante dove insieme stiamo crescendo. Con Michele ci siamo trovati subito in sintonia, abbiamo gli stessi principi, fare trovare i nostri clienti a loro agio, dando un servizio di qualità, una buona cucina e proponendo tutti i prodotti tipici del territorio. Noi, oltre alla sala cerimonia, abbiamo anche delle sale interne caratteristiche, ricavate dal casolare ristrutturato. E qui offriamo un servizio anche la carta per quanto riguarda la ristorazione. Inoltre abbiamo anche delle sale dedicate alle convention aziendali. Io sono molto amante della tradizione abruzzese culinaria e quindi qui da noi rispettiamo questo criterio e cerchiamo comunque di soddisfare i nostri clienti con una base tipica del territorio. Sicuramente poi in questo cerco sempre di proporre piatti particolari e innovativi che risaltano un po' di più anche le tecniche nuove di cucina e anche cerchiamo di offrire quello che è una cucina un po' più alternativa, che rispecchia anche un po' le mode del momento, piatti gourmet, sia belli da vedere ma anche buoni da gustare. Un aspetto molto importante di questa attività è l'alloggio. Attualmente stiamo ampliando anche l'alloggio perché abbiamo anche molta richiesta in quanto ci troviamo in una buona posizione geografica, molto vicina all'autostrada e perché anche nello stesso tempo questa è una posizione che ci dà la possibilità di scoprire il mare, il Gran Sasso, i Monti della Laga e nello stesso tempo anche la Maiella. E poi dobbiamo anche dare la possibilità ai nostri clienti, ma soprattutto ai nostri turisti, di scoprire le bellezze del nostro Abruzzo e quindi sponsorizzare anche l'Abruzzo stesso. Per questo vi invitiamo a fare il passaparola e soprattutto vi invitiamo a venirci a trovare. Bentornato a Michele Liguori. Grazie. Ciao Michele, bentornato. Ciao. Del ristorante Country House di Morrodoro, San Pietro. Benissimo. Allora, oggi è mercoledì. Sì. Il giorno che qui all'Abruzzo che cucina dedichiamo a frutta o verdura. Adesso vedremo tra poco in primo piano la melagrana. Andiamo a spiegare bene perché voglio sottolineare il fatto della melagrana, perché erroneamente ho chiamato questo frutto il melograno, ma lo chef mi ha subito corretta dicendomi no, il melograno è la pianta, la melagrana è il frutto. Il frutto, sì. Cosa faremo oggi con la melagrana? Allora, facciamo un soufflé di rape con una fonduta di pecorino e una cascata di melagrana, di chicchi di melagrana attorno. Per abbinare frutta e verdura ho deciso di fare questo piatto. Mi piace anche perché mi suona un po' diverso dal solito. Sì, facciamo una fonduta di formaggio che comunque è il pecorino tradizionale della regione. E rimaniamo sempre nel nostro territorio. Abbiamo preso una verdura di stagione che è importante comunque rispettare anche questo e della melagrana che accompagneremo. E allora procediamo. Va bene, allora cominceremo a fare subito le rape in padella. Grazie. Ecco qui. Allora. Per questa preparazione non uso i gambi, li mettiamo da parte, che non si butta mai niente. Certo. Allora, andremo a tagliare le rape in questo modo.
Io vado a dare intanto le dosi. Michele, 250 g di rape, 50 g di burro, 50 g di farina, 30 aiuto, non riesco a vedere, 30 ml di latte, scusatemi, 50 g di parmigiano, 50 g di mandorle e il peperone secco. Il peperone secco. Ok, allora, sciacquo le verdure. Nel frattempo che si sciacquano prendo un pentolino, non le lesso le verdure, le rape. Come mai? Allora, perché non voglio che si disperdano sia i colori che soprattutto i profumi e la sostanza della rapa. Quindi andremo a farla in padella, rimarrà tutto all'interno della verdura. Di solito quando si lessano le verdure è la tecnica base principale, però sì, a mio parere si perdono tutti gli elementi nutritivi che sono quelli della verdura, che sono ricchi di fibre. Quindi è meglio fare una cottura, sì, di questo faccio tipo. Una cottura così. E andiamo a sciacquare sotto l'acqua. Sì. Ok. Aromatizziamo con un po' di uno spicchietto d'aglio. Ok, mettiamo in camicia, così. Ok, questo è l'ingrediente principale del nostro soufflé. Per preparare il soufflé ci vogliono due impasti diversi, una crema al latte e degli albumi montati a neve. Ti spiegherò adesso anche perché. Allora, facciamo la nostra crema di latte, mettiamo il latte a scaldare. Un bicchiere di latte. Ok. Poi prendiamo un altro pentolino. Ok. Scaldiamo il burro. Allora, il terzo giorno in compagnia di Michele, se vi siete persi qualcosa tornate sul nostro sito tv6.it a sezione programmi L'Abruzzo che cucina e lì troverete le puntate che vi siete persi, altrimenti se non potete vedere la puntata in onda nella fascia pranzo ore 13 potete guardare la replica delle 17.50 sempre su tv6. Ok. Le copro le verdure così. E le copriamo. Sì. Facciamo una cottura, si dice in genere a soffocamento, così col vapore del stesso dell'acqua che ricaccia, sì, la verdura. Va a cuocere. Aiuta a cuocermi le rape. Ok, il burro è quasi pronto. Prendo una frusta, scusami. Allora do anche le dosi per questa fonduta. 500 ml di latte, 50 g di burro, 65 g di farina, 300 g di pecorino e poi la melagrana. Sì. Melagrana, diciamo che è un elemento che usiamo a crudo e aggiungeremo proprio nel... Il tocco finale. Sì. Andiamo qua, aumentiamo un po' la fiamma, è già quasi caldo il latte. Ok, allora aggiungiamo un pizzico di sale alle verdure per aiutarla a far fuoriuscire l'acqua e aggiungiamo un po' d'acqua. Ok, ecco. Siamo sempre all'interno dell'ipercittà Sant'Angelo, Pescara Nord, ve lo dico, tornate, anzi se siete già venuti chiaramente venite a trovarci, tornate a trovarci perché in tanti siete già venuti, noi siamo qui, potete gustare i piatti preparati dai nostri chef e quindi che dire, approfittate proprio di questa location, magari venite a fare la spesa e poi passate a fare un saluto e ad assaggiare uno dei piatti in preparazione. Ok, uniamo il burro e la farina al latte. Sì. E
Questo, se avete potuto notare, è una base che ho riproposto in altri giorni. Sì, pure. Infatti stavo notando perché e per il soufflé, era quello. Per il soufflé è un ingrediente molto fondamentale. Questo come gli albumi montati a neve. Questo dà corposità al piatto e soprattutto al soufflé. E gli albumi montati a neve permettono, capito, di incorporare aria nell'impasto, farlo crescere e mantenere a un certo livello. Questa è la tecnica, diciamo, del soufflé o di sformatini in genere. Bene, che si utilizzano negli antipasti. Ok, le verdure sono quasi pronte, io tolgo il coperchio così l'ultimo liquido che rimane nella pentola si assorbe. Perfetto. Aggiungiamo ancora un po' di sale. Ok. Michele, ci hai detto poco di te in realtà in questi giorni. Sì. Chiaramente sei più preso dai fornelli che dal raccontare magari storie, però quello che ci hai detto è che una passione è nata prestissimo, alle sì. elementari, ci hai raccontato quell'aneddoto del compito sì. A scuola per cui tu hai portato dei dolci fatti da te e da tua madre, ma poi questa cosa come si è evoluta? Beh, si è evoluta comunque con la scelta di decidere di studiare comunque in una scuola alberghiera, ho studiato in una scuola alberghiera di Torino, dove lì ho fatto anche degli stage sia lavorativi che scolastici in Europa, a Londra in preciso. E dopo la scuola ho cominciato a lavorare in diversi ristoranti e alberghi della zona. È una passione che nel praticarla capivo sempre di più che era fatta per che me. Era quella che cercavi. Sì, era quella che cercavo e mi rendevo conto che le mie attitudini erano quelle giuste per fare questo tipo di lavoro. E non c'è dubbio. Grazie. Allora, la crema è pronta, la sì. lasciamo un attimo raffreddare, la mettiamo qua. Perfetto. Le rape sono pure pronte. Togliamo solo lo spicchio d'aglio. Sai cosa apprezzo di questa cottura sì. rispetto a quella tradizionale? Più che altro si è notato anche sì. la resa della verdura, di solito molto, è vero. Sì, rimane, sì, è vero, sì. non perdiamo tanto. Perde. Sì. Rimane Beh, abbastanza integra. Quello che apprezzo è che non ci arriva il classico odore. È un po' sgradevole. Un po' sgradevole delle rape. Ok, queste sono pronte. Allora. Anzi, ti posso confessare anche un'altra cosa, Michele. Sì, dimmi. In casa mia è vietato cucinare le rape perché non le posso sentire. Allora. E invece così devo cambiare metodo di cottura. Una cosa nuova. Sì, sì. Allora, puliamo un attimo il tagliere. Ovviamente amici seguite le ricette di Michele e andate a rivedervi le puntate perché Michele ci ha già dato tantissimi consigli e tanti suggerimenti per preparare degli ottimi piatti. Allora, mettiamo qua. Qua andiamo a dividere le uova. Il tuorlo dall'albume. Perfetto. Ok. Ok. Ecco qui. Allora. Una volta fatto questo. Sì. Ci sono due operazioni da fare. Allora. Con un pizzico di sale. Sale? Sì. Grazie. Vado? Sì, un pizzico. Perfetto. Basta? Sì. Andiamo a montare gli albumi a neve. Questa è una tecnica che i grandi chef di solito quando devono insegnare a qualche ragazzo, diciamo, le tecniche base della cucina, di solito gli albumi si montano con la frusta elettrica. Certo, è meno faticoso. Quindi anche questo magari tante volte è anche un po' bello riprendere certo. delle tecniche un po' tornare di base. Alla manualità. La vecchia no? scuola. Quali sono le prime proprio le basi per diventare uno chef? Cioè cosa uno chef deve per forza saper fare? Qua io dico sempre quando entriamo in cucina ai miei colleghi, le mie colleghe, che la prima cosa fondamentale da fare è accendere i fornelli e mettere l'acqua dentro la pentola perché. Però l'acqua serve sempre. Sì, le prime regole comunque sono quello che ti insegnano in scuola alberghiera, comunque la teoria, è conoscere comunque alcuni prodotti. E da lì ciò di cui sì, tratti, ciò insomma, di cui comunque quello che vai a trattare.
di quello comunque che la vai a usare. La chimica, no? Anche perché poi alla fine la cucina è un processo chimico, quindi come no? Dovete... La cucina molecolare. Tu sei informatissimo, su questo l'ho visto. Però veramente è importante quello che la formazione ti dà per la scuola alberghiera. Bene, allora approfitto di questo momento per fare un piccolo break pubblicitario. Restate con l'Abruzzo che cucina. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Luce Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Luce Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luce Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. L'impresa Piserchia costruisce, vende e permuta immobili. Correttezza e puntualità garantite. Piserchia, una realtà fuori dagli schemi. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. The Uriu Kitchens. Rientriamo nella nostra cucina, oggi siamo alle prese con un soufflé. Sì. Allora, Michele. Un antipasto. Allora. Dici tutto, facciamo un po' il riepilogo di questa ricetta. Allora, abbiamo creato una crema di latte con del burro e della farina. Eccola qua. Ok, che sarà una base per il nostro soufflé. Abbiamo cotto le rape in padella semplicemente con un po' di olio e spicchio d'aglio. Eccole qui. Abbiamo insaporito le verdure così. Una decina di minuti di cottura. Ho diviso le uova, l'albume dal tuorlo, ho montato gli albumi a neve ma non troppo ferma. Sì. Ok. Allora, monto i tuorli, do una girata così. Ok. Quando tende a diventare più chiaro è perché si sta gonfiando, quindi l'impasto è questo che ci serve a noi. Ok,
Da questo noi andremo a unire le rape. Le versiamo direttamente dentro? Sì, sì, direttamente dentro. È un'operazione che, visto comunque che stiamo facendo adesso abbastanza veloce, dobbiamo essere ancora più veloci perché le verdure, visto che sono calde, tendono a cuocere le uova. Ah. Quindi dobbiamo fare il procedimento deve essere molto veloce. Mettiamo la nostra crema di latte, scusami. Sì. Cucchiaio. Intanto vado a ricordare il nome del piatto di oggi per chi si fosse sintonizzato solo ora. Stiamo preparando un soufflé di rape con cascata di fonduta di pecorino e gocce di melagrana. Sì. Ok. Questa la riutilizziamo dopo per la fonduta. Bene. Ok. Montiamo gli albumi. Mischiamo il tutto. Ecco, perché si va ad unire prima il tuorlo e poi l'albume? Allora, il tuorlo di solito funziona da legante, nel senso lega tutti gli ingredienti e i composti. L'albume si mette quando si monta così, io non l'ho montato a neve proprio ferma, perché non serve, non è indispensabile. L'albume si mette in un secondo momento per incorporare aria all'impasto, che infatti dovrò cambiare utensile, prenderemo un cucchiaio e dal basso verso l'alto, incorporando gli albumi montati in questo modo, riusciamo a incorporare dell'aria all'impasto che quando cuocerà dentro al forno prenderà proprio una forma bella alta e gonfia. Sì. Quindi il segreto della lievitazione del soufflé sta proprio nell'albume. Sì, perfetto. Nell'albume poi tutti gli altri ingredienti tendono comunque a rimanere fermi come anche abbiamo messo stesso questa crema di latte che rende il nostro impasto cremoso e tuorli lega le verdure con il nostro impasto. Andiamo ad aggiungere e ovviamente per queste verdure, Michele, non posso che ringraziare ancora Palestini. Ok. E una mia, diciamo, aggiunta sono queste mandorle sfilettate, tritate, per dare sempre un senso un po' più di croccantezza a questo piatto. Comunque il soufflé è molto cremoso e molto morbido. La fonduta di pecorino è simile. Cerchiamo di dare... Devo dire che mi piacciono questi abbinamenti che fai. Cioè, hai fatto un agnello con nocciole, adesso andiamo a fare un soufflé con mandorle. Ok. Ci piace molto. Questo. Unisco ancora un po' di farina, sì, nell'impasto. Dal basso verso l'alto. Ok, e per ultimo aggiungiamo un po' di farina per renderla ancora un po' più densa. Ok. Una consistenza decisa. Certo, se si può chiamare pasticceria salata, non ha bisogno comunque di ingredienti proprio precisi e dosi proprio perfette. Al grammo, perfette, sì. Si va un po' ad occhio, sì. No? La pasticceria è un po' più chimica, la pasticceria dolce, quindi diciamo che dobbiamo rispettare... Le dosi. Sì. Ok, il nostro soufflé è pronto, possiamo infornarlo. Prendo un mestolo. Ecco, vedete dietro di me la cucina di Iorio, come sempre pronta ed efficiente. Allora... In questo stampino di terracotta ho messo un po' di burro e aggiungerò ancora un po' di farina per evitare che si attacchi il soufflé, così almeno... Certo. Quando andremo a toglierlo dal nostro stampo non avremo difficoltà. Quindi farina e burro per agevolare. Per evitare che si attacchi. Facciamo questo movimento qua, facciamo circolare su tutto lo stampo, ok, questo non serve, perfetto. E versiamo. Sì. Ok, non lo riempiamo tanto perché tenderà a gonfiarsi. Certo. Durante la cottura
possiamo infornare. Io lo infornerei direttamente così. Ok. Quanto tempo? 200 gradi, 190, 200 gradi per 10-12 minuti. Sono più che sufficienti. Più che sufficienti. Ok, impostiamo. E allora mettiamo in funzione il forno. Perfetto. Molto pratico. Benissimo. Okay. E allora abbiamo messo il soufflé in forno, direi che è il momento di guardarci i dolci di oggi, pasticciando. Qui a Momenti di Dolcezza a Teramo, questa volta con il proprietario Marcello, benvenuto. Salve. Abbiamo visto finora tutto ciò che riguarda la pasticceria classica di Mignon, adesso siamo qui per scoprire i segreti dei classici dolci abruzzesi che adesso Marcello ci illustrerà. Beh sì, oltre a Momenti di Dolcezza, oltre a essere pasticceria fresca e anche pasticceria secca, teniamo molto alla tradizione dei prodotti tipici della cucina teramana e abruzzese. E come potete ben vedere qui proponiamo il bocconotti, il tornettino al cioccolato, gli uccellini. Ad esempio uccelline con la marmellata è un prodotto molto leggero, senza uova, senza margarina, senza burro, fatto soltanto con zucchero, vino, farina. Certo. E quindi in un periodo per intolleranze, un combo, diciamo così, abbiamo pensato di proporre tutti i giorni questo tipo di prodotto. Un dolce più leggero, sì, un po' adatto a tutti quanti. Sì. Poi ci sono anche le classiche spume, vero? Sì, gli spumini, un prodotto secondo me molto molto buono. Beh, anche quello sempre forte nella nostra tradizione. Sì, anche quello forte nella nostra tradizione. Piace di più ai bambini o agli adulti lo spumino? Ma devo dire che prende un po' tutte le generazioni, diciamo. Ai dolci cediamo tutti, bambini e adulti compresi. Benissimo. Sì, infatti, a parte questo poi vedo, vabbè, il classico ciambellone, giusto? Ciambelloni, sì, crostate, muffin, senza tralasciare neanche l'aspetto salato, dalle pizze rustiche tradizionali alle pizzette da forno, al pane di vari tipi, pane di Kamut, pane doppia cottura, pane cereale integrale, insomma ci sbizzarriamo un po', ci piace un po'. Anche qui, insomma, anche sul pane stiamo attenti alla linea, offrire anche un prodotto più sicuramente leggero. Sì, perché oggi è quello che oggi richiede la clientela sempre di più, e quindi siamo attenti un po' alle esigenze di questo, per sfatare un po' il mito dell'Abruzzo che mangia sempre pesante. Come vedete ci siamo anche adeguati, si è adeguata la pasticceria anche con dei prodotti un po' più leggeri alla portata di tutti. Benissimo, io ti ringrazio, ci vedremo presto. Grazie a te. Grazie, vi rinnoviamo l'invito qui a Momenti di Dolcezza a Teramo. Grazie a tutti. Torniamo nell'Abruzzo che cucina, oggi alle prese con un soufflé. Allora Michele, io vado a ridare le dosi e poi ripetiamo anche il procedimento di lavorazione del piatto. 250 g di rape, 50 g di burro, 50 g di farina, 50 g di parmigiano, 50 g di mandorle. E poi latte, 4 uova, mezzo litro di latte per la fonduta, sempre per la fonduta 50 g di burro, 65 g di farina, 300 g di pecorino e una melagrana. Ok. Come si procede? Molto velocemente abbiamo fatto la crema di latte con latte, burro e farina, abbiamo cotto le nostre rape in padella. Una volta le rape cotte abbiamo preparato, diviso gli albumi dai tuorli, montato i tuorli un po' spumosi e gli albumi li abbiamo montati a neve, non proprio ferma, però a neve. Ora andremo a preparare la fonduta di pecorino. Mm-hmm. Allora, prepariamo. E intanto vado a mostrarvi il soufflé in cottura. Manca poco, possiamo dare giusto una sbirciatina proprio per non rischiare di sgonfiarlo. Eccolo lì, vado a richiudere. Ok, lo tagliamo a dadini piccolini. Con la crema che ci è avanzata prima del soufflé, la riutilizziamo. Sì. Gli aggiungiamo un po' di latte per renderla un po' più liscia, così è parecchio densa. Vedete? Bene, facciamo vedere bene, ecco qui. Sì.
Allora. Ok, andiamo ad aggiungere i nostri pezzi di pecorino. Che buono. Non serve un formaggio molto stagionato proprio perché certo, deve sciogliere. Deve sciogliersi, quindi una media stagionatura potremmo sì. dire. Ecco, vedete, qui a Liper siamo sempre al centro delle curiosità, specialmente dei bambini che mi ci aiuto osservano. Con un cucchiaio di legno. Allora, guarda, dovremmo averlo, forse qui. Ah, eccolo qua. Una trovato? Sciacquata. Perfetto. Qual è il piatto che prepari tu che più ti piace? Che più mi piace? Sì, quello che dici, se devo proprio parlare di un piatto che mi rappresenta e che mi piace presentare agli altri, mi viene in mente questo. Guarda, un piatto che un po' più mi rappresenta, se devo essere sincero, è un po' generale, racchiudono i primi. I primi mi piacciono molto sia eseguirli che... diciamo, o inventarli o comunque provare ricette nuove. C'è un piatto in particolare che imparai quando stavo su a Torino in un ristorante ed è una lasagnetta scomposta, non è la classica lasagna cotta dentro una pirofila, ma è una lasagna fatta al momento proprio, con la cottura della massa al momento, fatta una fonduta, sempre dipende, io qua di solito faccio una fonduta di pecorino giusto per rispettare le tradizioni, certo, fatta con delle verdurine croccanti e delle carni miste. E è una base di pomodoro, sì, è un piatto che diciamo. E qual è il rapporto tra Michele e i risotti piemontesi? Anzi, ti faccio una domanda ancora più difficile. Tra risotto piemontese e timballo abruzzese, chi vince? Io penso che, guarda, sono due piatti proprio di struttura diversi. È vero, verissimo. Però sono due cavalli di battaglia proprio sia per voi dell'Abruzzo che il timballo. Che per noi che è il risotto. Se devo essere sincero non è una critica, però è diciamo più una realtà. Devi essere sincero. Il risotto non ha molta importanza, comunque non viene usato parecchio qua è vero, da noi nel territorio. Effetti, non è. Però ci non sono ha delle... la fama che ha da voi. Come? Noi anche al ristorante, per esempio, ogni tanto cerchiamo di abituare proprio i nostri clienti a questo tipo di ricetta di cottura. Che poi è buonissimo il risotto, devo dire sì, che sì. Ho imparato ad apprezzarlo molto bene in Piemonte. Tra ma i due non so chi vince, nel senso che comunque sono due piatti sono molto... Sono buoni entrambi, ci sì. mancherebbe. Sono molto diversi, ma entrambi buoni. Quanto mancherà il nostro soufflé? Ma io penso qualche minuto. Ritornando sul risotto e il timballo si potrebbe fare un timballo ripieno di risotto, così uniamo le due regioni. Questa è un'idea geniale, vedi? Allora devi tornare a realizzarci questa libidine perché mi piace molto. Allora, perché... vedete che il pecorino si sta sciogliendo. Facciamo sciogliere in maniera molto lenta. Io andrei a togliere il soufflé dal forno perché sicuramente vado è pronto. Vado io. Ok. Spero di non fare danni, non riesco a prenderlo. Ti conviene prenderlo, fai così. Fai tu perché sì. Sento che posso fare. Allora, mettiamo il nostro soufflé qua, vedete come si è gonfiato e come rimane. Ma è bellissimo. Bello gonfio. Serve meglio prenderlo dal basso, secondo me, perché così si vede bene. Eh? Sì. Che dite? Allora. Scusami. Diamo una bella inquadratura di questo soufflé di rape con cascata di fonduta di pecorino e gocce di melagrana che adesso andiamo ad aggiungere. Guardate che meraviglia. Ok. Prendo il piatto. Eccoci qua. Ok, quasi pronta. È bellissimo, è profumatissimo. Io ho pensato di lasciare il soufflé proprio in questo coccetto piccolino che gli dà un po'... Sì, che è molto carino. Al pentolino classico della nonna. Esatto, ci riporta indietro nel tempo e magari lo accostiamo invece a qualcosa di molto diverso come
questa coppettina moderna dove adesso andremo a mettere la fonduta, sì, giusto? E a questo aggiungeremo del peperone secco. Per dare un po' di brio, se si può chiamare così, certo, al piatto. Peperone secco in aggiunta alla fonduta. Leggermente piccante. Diciamo che questo può essere un antipasto completo per qualsiasi... quello che può essere un pranzetto, una cerimonia, una cena, è molto completo. No? Certo, beh, ci sono tutti gli ingredienti. Anche per chi soprattutto magari non mangia la carne, per i vegetariani può essere un piatto molto utile. Al ristorante Country House di San Pietro, no? Nome San Pietro, fate anche menù vegetariani? Guarda, li facciamo al momento, se qualcuno... Me li richiede, li sì, fate. Sì. Nel nostro menù la carta non c'è, però comunque... cerchiamo e sicuramente soddisfiamo sempre le esigenze del cliente, che può essere un celiaco, può certo, essere un allergico al glutine, appunto. Sì, sì, ne abbiamo parlato parecchio qui all'Abruzzo che cucina di questo problema, e tanti sono i ristoranti, sì, che poi in qualche modo hanno un po' preso il problema in considerazione e quindi si sono attrezzati per questo. Ok. Perfetto, è quasi sciolta. Perfetto, siamo pronti per assemblare il piatto. Allora, vi ridò le dosi mentre Michele va ad impiattare. Per 4 persone sono necessari 250 g di rape, 50 g di burro, 50 g di farina, 50 g di parmigiano, 50 g di mandorle, latte e 4 uova. Ok. Metto leggermente una base per non far scivolare il nostro pentolino col soffio di rape. Okay. Ah, mi piace questa cosa lì. Mi vai a bloccare proprio, sì, con... Beh. Anche perché poi, magari non qua, però comunque i camerieri quando portano poi il piatto a tavolo, comunque chi deve portare, anche chi sta a casa, magari non ci arriva, se deve a portare tavola, il piatto, giusto, sì. Giusto. Ok, perfetto. Manca solo la fonduta. Sì, che metteremo subito, è pronta. Perfetto, guarda, gli diamo un po' di lucentezza alla fonduta con un po' di olio. Vedrai. E la bella grana quando la aggiunge? Alla fine. Proprio, ecco, vedete? Che prende un po' più di luccichio, sì, la salsa. E la andiamo proprio a porre sopra questo bicchierino che di solito si usa come finger food. Noi lo utilizziamo in questa, sì, maniera. Un piace, rustico innovativo, diciamo. Mi piace, esatto. Questo piatto rappresenta benissimo l'incontro tra innovazione e okay, tradizione. E allora adesso prendiamo questa profumatissima melagrana. Allora, e un po' la mettiamo qua sopra. E un po' sul soufflé. Un po' così. Ma che meraviglia. E un po' che ridà dentro al piatto. Colorato e originale questo piatto. Se mi permette, voglio fare un'ultima cosa. Manca il tocco dello chef? Diciamo di sì. Allora, ce l'avevamo già qua. Un tocco d'artista. Ok. Questo è il piatto che presento. Soufflé di rape? Sì. Soufflé di rape con cascata di fonduta di pecorino, sì, eh? Melagrana, vedi anch'io. E melagrana, e all'interno del soufflé abbiamo delle mandorle spezzettate per dare un po' di croccante al piatto. Questo è quello che presento io oggi. Questa è una meraviglia, io te la rubo e la vado a posizionare sulla nostra tavola. Eccoci qui. Bene amici, anche per oggi è tutto. Saremo in compagnia di Michele. Michele, dove sei? Anche domani e dopodomani restate con noi, perché tanti altri piatti sono in serbo per voi. E che dire, buon appetito da me e da Michele e dall'Abruzzo che cucina. Domani!
Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. L'impresa Piserchia costruisce, vende e permuta immobili. Correttezza e puntualità garantite. Piserchia, una realtà fuori dagli schemi. Luce Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Luce Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luce Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. The Urio Kitchens. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Fantasia. Fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18.